Il 24 aprile il Corriere della Sera riporta una notizia che è un po' piccola, quindi un po' sfuggita, a pagina 13, in cui dice: la lobby chimica contro l'orto bio di Michelle Obama. E cos'è accaduto? Che la coppia presidenziale americana ha deciso di fare un orto biologico alla Casa Bianca per offrire dei prodotti della terra coltivati senza pesticidi ai propri ospiti. Bene, questa cosa ha determinato una durissima reazione dei colossi della chimica, che poi sono le stesse aziende farmaceutiche, che in molti casi sono gli stessi che fanno gli OGM, che hanno attaccato frontalmente la First Lady americana perché ha osato proporre ai cittadini una cosa semplice, cioè che Madre Terra è in grado di fornire prodotti naturali con tecniche assolutamente naturali, e che il biologico non a caso si è diffuso in tutto il mondo come un'agricoltura libera da pesticidi. Ebbene, non solo quindi c'è una cosa positiva fatta da Michelle Obama, ma le lobby scure, le lobby che devono comunque diffondere dei prodotti con conseguenze, perché i pesticidi sicuramente, tutti gli studi dicono che sicuramente non sono totalmente innocui, ma hanno un sacco di problemi, loro continuano a difendere questo tipo di scelta, addirittura attaccando il biologico. Quindi, ancora una volta, dobbiamo ricordare ai nostri cittadini che invece bisogna diffondere la cultura della natura, del biologico, del biodinamico, della permacultura, tutte le cose nuove che in questi anni stanno avendo un boom anche in Italia, e quindi per questo grazie a Michelle Obama di tenere duro contro la lobby della chimica.